Siamo in tour, cioè, ma poi alla fine dovrebbero essere gli artisti, invece lo siamo noi che schizziamo una palla da fucile a destra e a manca, però con piacere, con onore e con grande onore che vado a introdurre il prossimo ospite, un grandissimo artista, un artista che viene da Roma, un artista di riserva sonora, e con me Costantino Vetere e Roberta degli Alter Eco, che li accompagnate sia dal vivo che a livello discografico. Ragazzi, ciao! Ciao, ciao a tutti i telespettatori, il vostro pubblico, è un piacere stare qui con voi e facciamo questa intervista, che dici? Facciamo questa intervista, tanto saluto anche Roberta, ciao! Ciao carissimi, è bellissimo stare qui con voi, prego! Com'è carina, ma anche telegrafica, è bello stare con voi, ma te senti, poi te passo la parola, che ti devo raccontare? Sì. Sentite, allora voi siete reduci, bello questo termine, reduci da questo concertone che io ho avuto la maniera, l'onore di seguire, molto 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 bello, molto raffinato. Cosa si prova a scoppiarsi il sacco dei chilometri e venire a suonare al film? Beh, si prova un senso di stanchezza totale, molto appagata, però sempre abbastanza assuefante, diciamo, perché insomma fare 6 ore di viaggio di notte, poi svegliarsi presto per delle prove al volo e suonare e poi dover ripartire la mattina del giorno successivo, insomma è un po' scombussolante, però per la musica si fa questo ed altro, sembra una banalità ma in realtà è proprio così. È la vita dell'artista. Sì, è la vita dell'artista, è la vita di chi lavora di musica e oltre che lavorare di musica vive nel senso più pieno del termine. Si viaggia, si sta e si va. Senti, quello che mi fa piacere, io noto tantissimo entusiasmo nelle tue parole, quindi cosa si prova a vivere questo momento musicale, questa trasmissione di artistica? Beh, c'è entusiasmo perché è un progetto, quello del mio nuovo disco, del mio primo disco da cantautore, per il quale ho lavorato per tanto tempo. E quindi è normale che sono arrivato stanco, come dicevamo prima, all'uscita del disco, ma molto carico. Sembra un ossimoro, ma in realtà è così, perché produrre un disco è difficile, ma nel momento in cui ti viene prodotto devi prendere tutto quello che c'è e cercare di arrivare il più lontano possibile. E questo si può fare solo con un po' di carica, di adrenalina, di voglia di fare musica, e è quella che c'è, è quella che ci porta a collaborare, è quella che ci porta a fare questa intervista, a suonare, a fare 6 ore di viaggio, e quindi è che questo. Non sono poche. No, assolutamente no. Senti, tu vieni da Roma. Sì. Cosa ha portato la scelta di produrre il primo disco da solista? Ok, un disco importante, da quello che ho sentito comunque raffinato, quindi c'è con una certa delicatezza nell'esecuzione sicuramente, a scegliere un'etichetta che non è a Roma come Riserva Sonora Records. È stata un po' una situazione particolare, perché avevo un contatto, un mio amico dello stesso, io non sono di Roma, sono di Palestrina, di Roma Sud, no, e per dire, avevo questo amico proprio di Palestrina che conosceva Marco Mori e quindi conosceva l'etichetta Riserva Sonora e mi ha detto che sarebbe stata l'etichetta giusta per il mio taglio, per il taglio nel quale volevo inserirmi, diciamo, all'interno della fetta che è la musica, all'interno dell'arte, e mi ha fatto conoscere appunto Marco Mori, e Marco ha sentito i provini del mio album e ha detto che era il taglio giusto, e quindi ne ha parlato molto bene. Ci siamo uniti in questa torta, diciamo. Bene, una torta che vi faccio la domanda anche a Roberta, la quale Roberta, e non solo Roberta, con le Alter Eco fa parte, quindi io mi rivolgo a lei e... con le candeline, le ciliegine sulla torta, su questa meravigliosa torta. Com'è stato a realizzare con i vostri archi, con questo quartetto, questo prodotto? Ma noi lavorare comunque con artisti come Costantino, comunque ci siamo conosciuti, per la verità, diciamo tutta la verità, la sincera verità, ci siamo conosciuti oggi, però abbiamo sentite molto telefonicamente, abbiamo inciso solamente i nostri pezzi con gli archi nella Riserva Sonora, però abbiamo comunicato tantissimo comunque via mail e oggi abbiamo fatto questa prova ed è stata bellissima. Io mi sono emozionata, Costantino, veramente in prova, è stato stupendo e quindi comunque grazie a Riserva Sonora e Marco Mori e tutto lo staff grandissimi, viva e forza Riserva Sonora,
abbiamo conosciuto. Si vede, anche se c'è simpatia per Riserva Sonora. Noi amiamo Riserva Sonora. Ci vestono anche, perché poveracci, i musicisti. Pensano a tutto. Esatto. Allora ci vestono anche, perché vista la situazione. No, scherzo. Siamo appunto... Abbiamo incominciato questa collaborazione con lui, chissà, magari ci porterà a fare qualche tournée insieme, chi lo sa, chi lo sa. Perché no? Perché no? Progetti live per il futuro, mi ha imboccato. Ah, progetti live per il futuro è un bel tasto, è un bel tasto. È un po' dolente in Italia, è dolente in Italia. È dolente, ma è un bel tasto. E date sicure non ce ne sono, però sto organizzando, devo organizzare un tour, perché il disco è uscito meno di un mese fa, il 28 aprile, e sono stato un po' subissato da tutto quello che è successo, un po' di interviste, questo concerto che è caduto un po' dal cielo. E però è stato un bel concerto. È stato un bel concerto, sì, però è stato, appunto, è caduto dal cielo, ho saputo di partecipare a questo concerto senza sapere se avrei potuto, cioè è stata una cosa un po' strana. Un'occasione, un'opportunità. Comunque sì, dovrò fare dei concerti sicuramente nelle zone di Roma, perché ho vari contatti e sto decidendo ancora le date. E Marco sicuramente mi aiuterà in questo, perché so che lo farà. E quindi vedremo, ancora però è tutto da organizzare, le date sono ancora tutte da organizzare. Bene, quindi amici di Genova Rock, vi raccomando, c'è una realtà, due realtà tutto sommato, perché in realtà ecco, sono una realtà anche loro da seguire, e vi invitiamo a seguirli e a vederli al prossimo concerto. Noi vi salutiamo, Costantino Vetere e Roberta delle Arte Deco. Ciao! Ciao, grazie.